Gianluca Codognone, Managing Director Bestinver, buon pomeriggio, bentornato sulle fonti, Gianluca. Buon pomeriggio. Ecco, siamo contenti di averti con noi proprio oggi per due motivi, e cioè i mercati sono in profondo rosso, cercheremo di capire insieme a te cosa succede, poi c'è il risico bancario e poi siamo in questo momento post banche centrali. Si sono rivelate, ecco, alcune dichiarazioni importanti, in particolar modo sull'inflazione. Mi sembra che Powell ha deciso di darti la ragione sulla transitorietà, cioè l'hanno tolto dopo il tuo intervento, hai detto l'inflazione è transitoria e dunque Powell ha deciso di agire senza alcun dubbio. Questo è Sì, no, chiaro. non credo che abbia. Sì, esatto. No, grazie, ma. Allora, intanto ci arriveremo anche lì. Parliamo ovviamente innanzitutto dei mercati europei. Ripetiamo oggi la giornata delle quattro streghe, scadenze tecniche. Io direi non importanti, ma forse i più importanti perché sono quelle di fine anno. Il FTSE MIB in profondo rosso. Tu sei ribassista. Questo lo ricordiamo insomma tutti di le fonti. Dunque mi sembra che è arrivato ecco il tuo momento. Però c'è qualcosa di come dire importante oltre le scadenze tecniche per questo rosso a cui stiamo assistendo oggi, dopo appunto la settimana delle banche centrali? Ma intanto diciamo che da quando io ero venuto da te a dire che non eravamo bullish, il mercato è sempre lì, non è successo niente, per cui non è che abbiamo ragione, anzi. Allora, Powell ha fatto una conferenza stampa dopo lo statement della Fed abbastanza strana, nel senso che ha detto cose completamente contraddittorie, secondo me. Cioè ha detto che l'inflazione danneggia le fasce basse di reddito, che è una cosa nota, e per cui va combattuta, che però loro si aspettano quest'anno che starà sopra al 5, 5,4 mi pare, e che si aspettano che l'anno prossimo riscenda al 2,6. Hanno lasciato che il mercato apprezzasse tre aumenti dei tassi per il 2022. Solo settimana scorsa ce ne erano apprezzati due, non hanno detto niente che abbia fatto pensare al mercato una cosa diversa, però dall'altra parte è anche detto che non bisogna mai più usare la parola temporary, perché si sono sbagliati e pensavano che sarebbe scesa più in fretta l'inflazione, invece sarà più resistente su livelli che non gli piace, evidentemente. Ma allo stesso modo, al di là di aver detto queste cose, il risultato è che diciamo, ha aumentato il tapering a 30 billion, però non è che abbia fatto niente. Quindi a me è sembrato tanto un, come posso dire, non si può usare la parola temporary, però io penso che sia temporary. Cioè, non si può usare più la parola, ma il pensiero che ci sta dietro è lo stesso. Per cui se loro sono molto fiduciosi che l'inflazione scenda appunto a 2,6, che è il target dell'anno prossimo, vedremo. Io ho dei dubbi. Beh, per il 2021 diciamo che, diciamocelo chiaramente, non hanno azzeccato troppo i target e le proiezioni macroeconomiche, dunque staremo a vedere cosa accadrà. Un altro punto importante, soprattutto in termini di divergenze rispetto a ciò che ci ha detto Christine Lagarde e ciò che ci ha detto Powell, cioè Lagarde considera l'Omicron uno dei rischi principali per la ripresa economica. Powell ha detto l'Omicron, ovviamente gli è stato chiesto precisamente dai giornalisti, non è, come dire, un fattore per le nostre decisioni di politica monetaria perché la variante principale negli States è la Delta. Quindi l'Omicron per il momento cioè non lo consideriamo più di tanto. Insomma, ecco, come interpreti questa divergenza tra le due comunicazioni? Poi ovvio che in Europa ci sono già dei lockdown. Penso che Powell si sbagli e che la velocità di questa variante del virus è tale per cui anche in America presto sarà prevalente. Poi qua è un po' una cosa che bisogna anche parlare di questa cosa del virus e della risposta sia della politica che dei mercati al virus è un po' complicato, perché nessuno di noi può dire quanto in ogni paese che cosa viene accettato socialmente in ogni paese. È difficile, è un discorso molto difficile che dipende da, diciamo così, ogni paese ha la sua risposta, no? Ci sono paesi che abbiamo visto non accettano decessi causati dal virus e quindi non si preoccupano di
targettare solo la capacità ospedaliera, ma cercano di spegnere tutti i focolai più rapidamente possibile. Ci sono paesi che invece lasciano andare le infezioni fino al punto che la capacità ospedaliera viene minacciata, e quindi fanno un targeting sulla capacità ospedaliera e quindi hanno molti più decessi, ovviamente. Io questo non so dirti, nel senso che ognuno ragiona a modo suo, e gli americani hanno fatto vedere che, per esempio, sono uno di quei paesi che si preoccupa della capacità ospedaliera, non tanto di cercare di tenere bassi i contagi. Quindi lui in quel modo lo dice, in quel senso dice una cosa che è abbastanza ovvia per come gli americani intendono la gestione della pandemia. Io credo che Omicron li sorprenderà, nel senso che ha una capacità di infettare nell'unità di tempo che è un multiplo e fa compounding sui casi, e quindi farà anche compounding sugli accessi agli ospedali, e quindi, e questo succederà in tutto il mondo. E quindi, secondo me, in tutto il mondo, in tutta quella parte del mondo che non vuole limitare i contagi, ma che si, diciamo, difende la capacità ospedaliera. E quindi credo che sul fatto che Omicron non avrà un impatto, credo che Powell si sbagli. Poi come verrà gestito l'impatto, io questo non dipende da Biden. Ecco, ovviamente queste sono tematiche, queste sono domande tra virgolette a cui non possiamo rispondere per il momento. Intanto volevo capire, in termini di mercati, effettivamente hanno accelerato il tapering, tre probabilmente, sempre se le proiezioni vanno così come vorrebbero loro, ci saranno forse tre rialzi dei tassi. E in Europa, diciamo, però invece una banca centrale meno falco rispetto a quella degli Stati Uniti. Che cosa significa meno liquidità da parte della Fed sui mercati, appunto per il rally e per i mercati? Allora, questa cosa di comprare ancora i bonds con le curve messe come sono messe, secondo me era una cosa abbastanza anacronistica, ed lo è anche in Europa. Cioè, secondo me si poteva sospendere molto tempo fa. Quindi rimane behind the curve, cioè dietro la curva, in netto ritardo in termini di... Sì, guarda, no, allora, le banche centrali sono behind the curve se avranno torto sull'inflazione del prossimo anno, diciamo, no? Perché tutte le banche centrali stanno dicendo più o meno, sì, è vero, abbiamo sbagliato, l'inflazione è più alta, anche Krugman ha scritto un bell'articolo l'altro giorno, dice, lui era uno di quelli del team temporary, diciamo, no? Anche lui ha detto, io ho sbagliato, per adesso hanno ragione gli altri, in questo devo dire, a me non piace Krugman, però in questo è stato veramente intellettualmente molto onesto. E quindi gli va fatto un plauso. E però lui dice, fa un parallelo con la situazione del dopoguerra 47-48, in cui ci fu un balzo dell'inflazione che derivava dal fatto che diciamo la gente aveva iniziato a comprare tutte insieme per la ricostruzione, eccetera eccetera, e quindi lui dice, magari abbiamo sbagliato, nel senso che non scende subito ma scende in due anni. Ecco, questo appunto è un po' l'assunto che fanno le banche centrali, no? Continuano a dirvi, va bene, abbiamo sbagliato un anno, ma non abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato il timing, scenderà l'anno prossimo. I mercati per adesso ci credono, io penso che non sarà così, a meno che il virus non induca una recessione, perché si riblocca tutto. Allora in quel caso l'inflazione probabilmente... Io non sono di quel campo che pensa che il virus indurrà ancora più inflazione, perché si bloccano le catene delle supply chain e si allungano i colli di bottiglia, ovviamente. Sì, guarda, credo che ci sarà un po' di quell'effetto, ma se lo misuriamo in termini di incremento ancora di quell'effetto, non credo. Io sono molto più preoccupato da altre cose, che sono il prezzo dell'energia, per esempio, perché quello, che non dipende dal virus ma da un imbalance sull'energia, sul natural gas, fondamentalmente stai in parlando in Europa? O sì, no, fondamentalmente in Europa. Ok, okay, infatti stavo mostrando il benchmark europeo, che effettivamente, diciamo, vicinissimo. Sì, perché adesso non ne parla più nessuno, no? Ma se tu fai vedere il chart, ecco, è più alto di quando se ne parlava. No, assolutamente sì, è sopra i 100 dollari a megawatt, esatto, all'ora, credo. Quello, per esempio, è un componente di costo pertanto del manufatturiero, che se tu guardi anche le contract table dei future a marzo, aprile, maggio, giugno, sì, scende, perché ovviamente scende, perché quando sono i mesi più caldi si usa anche meno gas per il riscaldamento, ma non scende più di tanto e rimane comunque
a un multiplo di dove era un anno fa. Quindi io non so se questa cosa della headline inflation che scende si verificherà. No, ma infatti una cosa importante da sottolineare è che comunque Christine Lagarde ieri lo ha detto in maniera molto onesta, e cioè che probabilmente l'inflazione nel 2022, anzi togliamo decisamente probabilmente, rimarrà sopra il target della BCE, cioè il 2%, e dunque ovvio che in Europa, stiamo parlando sempre in Europa, l'energia è il contributor principale in termini di pressioni inflazionistiche al rialzo. Giusto per concludere il tema dei mercati, perché mi piacerebbe sentire il tuo parere anche ovviamente sul risico bancario in Italia, che è importante in questo momento, volevo capire quali sono a tuo avviso, anzi a vostro avviso, i rischi principali per i mercati e non soltanto per la ripresa economica, diciamo a partire dal 2022, perché ormai ci siamo per quanto concerne il 2021. Allora, sui mercati finanziari il rischio principale è dato dal positioning. Quasi tutti gli investitori sono posizionati per una specie di Goldilocks scenario, per cui i tassi stanno bassi, gli utili salgono e non succede nient'altro. Noi non siamo di questo avviso e pensiamo anche che adesso cominciano a esserci delle comparison difficili quarter by quarter, perché sono contro un anno l'anno scorso dove gli utili sono saliti, non è che siano scesi, ovviamente venivano, c'è un base effect dal 2020 in cui erano scesi tanto, e dopodiché anche sul bond market le curve sono messe in una maniera che sono hanno tassi reali negativi a lungo termine, e quindi di solito questa non è una condizione che sull'equity funzioni molto bene se persiste. Quindi c'è un po' una biforcazione di scenari sul bond market e sull'equity market, e per adesso l'unica cosa che si può vedere è che sull'equity market di certo non c'è gente bearish per il positioning che ha. Quindi quello è il principale rischio. Il secondo principale rischio è che le banche centrali abbiano torto sull'inflazione e il mercato lo prezzi. E il terzo principale rischio ovviamente in questo momento è Omicron, che secondo me il mercato sottovaluta abbastanza, diciamo così, e che potrebbe avere delle implicazioni, diciamo così, pesanti, e che bisognerà vedere quanto gli stati siano disponibili a fare, diciamo così, un buffer, come è stato fatto nel 2020, usando ancora il deficit pubblico, perché se si arriva delle interruzioni, faccio per esempio un caso dell'industria turistica e tutto quello che gli gira intorno, perché si può viaggiare meno, bisognerà vedere che tipo di sforzo di budget possono fare gli stati o hanno voglia di fare. Ma non lo so, a me sembra che l'Italia non ha il budget, giusto per parlarci chiaro. Porca miseria, speriamo che non si senta Draghi. No, nel senso, l'Italia ha fatto, diciamo, una legge finanziaria fondamentalmente centrata su uno scenario di ripresa senza interruzioni dalla pandemia, e con i vari capitoli del PNRR che vanno monitorati. Certo. Cioè, diciamo che nessun budget di nessuno Stato prevedeva che arrivasse Omicron. Quindi adesso o magari questa cosa si risolve in niente, dubito, oppure bisognerà che se si inceppa un po' la ripresa economica per questo, bisognerà vedere che come sarà la reazione dei governi. Allora, quindi i tre rischi che vedo sono quelli lì, diciamo, positioning, inflazione e pandemia. Ok, dunque rimangono, per quanto concerne in particolar modo l'inflazione e la pandemia, sono un po' i rischi che erano per la verità anche per l'intero 2021 senza alcun dubbio, perché sono, diciamo, i market mover principali insieme alle banche centrali. Intanto rapidamente sul risico bancario è arrivato il giudizio del fondo interbancario. Ieri sera proprio il fondo interbancario ha spiegato in una nota ufficiale, stiamo parlando sempre per chi ci segue di BPER e l'OPA su Carige lanciata questa settimana, un tema che è stato un po' offuscato appunto delle banche centrali, incontri piuttosto importanti e interessanti.
interessanti. E dunque, ieri sera il fondo interbancario ha spiegato in una nota ufficiale che il livello di ricapitalizzazione richiesto da BPER per Carige per 1 miliardo di euro non risulta conforme all'articolo 35 dello statuto, e dunque l'articolo 35 prevede che gli interventi non possono superare complessivamente in ciascun esercizio l'importo determinato nella misura del 50% delle contribuzioni versate nell'anno precedente. In casi eccezionali, ovviamente, laddove sussistono esigenze di tutela dei depositanti e al fine di assicurare la continuità delle funzioni essenziali, il Consiglio può deliberare un incremento del limite fino al 20% delle contribuzioni versate nell'anno precedente. Giusto per spiegare ai nostri telespettatori l'argomentazione dell'articolo 35, guarda, ti chiedo un parere innanzitutto sul risico bancario. È importante per Piazza Affari, una cosa che ha promosso tanto il governo, e soprattutto se c'è ancora una possibilità che questo OPA vada in porto. Allora, diciamo che intanto questa era la situazione meno, diciamo, dimensionalmente meno rilevante, nel senso, non perché non sia, non per mancanza di rispetto lo dico, ma perché sono Carige una banca con 21 billion di assets, Montepaschi ne ha 4 volte. Diciamo che su Carige BPER ha fatto un'offerta molto simile a quella che Banca Intesa aveva fatto per le Venete o quella Unicredito ha fatto per il Montepaschi, che prevede, diciamo, che ci sia una sostanziale contribuzione del fondo interbancario per rilevare la banca. Allora, in questo momento Carige aveva 1,3 miliardi di equity, 400 milioni di DTA e 900 milioni di badwill e 21 billion di asset e un net NPE di circa il 2,6. Io credo che il miliardo che è stato chiesto da BPER serva per costi di ristrutturazione, perché io immagino che dei 380 sportelli e dei 3.300 dipendenti BPER se ne faccia poco, e quindi credo che quel miliardo cash che hanno chiesto era per, al netto poi degli 80 milioni che dovrebbero spendere per fare l'opera sulle minoranze, credo che quei soldi li abbiano chiesti per gestire quel processo. Il fondo ha risposto, il fondo, che ricordiamolo, se il fondo dà 1 miliardo, lì vuol dire che Intesa mette 200 milioni, Unicredito, sì, BPM, c'è, tutti gli altri mettono pro rata sui depositi le loro quote, che sono 100 milioni per l'Unicredito, BPM, eccetera, eccetera. Ora, francamente, io penso che se io fossi il fondo metterei 1 miliardo, ma me la tengo io la banca a un certo punto. E mi sembra al giustamente, limite. Anche giustamente. Però ovviamente c'è un'interlocuzione con l'Unione Europea, quindi il DGCOMP, e quindi che sia arrivata un'offerta, secondo me prolungherà i termini dell'interlocuzione, no? Perché i termini per la vendita si possono prolungare se arriva un'offerta. Non so se questa offerta andrà in porto, francamente ne dubito, però non lo so. Sono saltate un po' di OPA questa stagione a Piazza Affari, direi. Sì, beh, Montepaschi era simile, no? Era costruita nella maniera simile, diciamo così, quella dell'Unicredito. Credo che ci saranno delle trattative che andranno avanti un po' fino a trovare un punto di equilibrio, se c'è. Non ti so dire, guarda, io penso che sicuramente il Montepaschi è un problema che va risolto. Il fondo ha quel limite che dicevi tu dell'articolo 35 del fondo, che peraltro è stato ecceduto durante il sabotaggio delle Venete, perché hanno chiamato 3 annualità là, quindi insomma è un limite che dipende. Però c'è poi un limite ex BRRD che è anche più importante, secondo me, che dice che praticamente tu non puoi, anche se in questo caso i soldi sarebbero dei privati, perché il fondo è contribuito da banche che sono azionisti privati. Però, diciamo, in generale la BRRD dice tu non puoi salvare una banca se il costo di salvare una banca è superiore al costo di risolverla, cioè di metterla in liquidazione, no? Infatti ogni volta che si è usato una contribuzione, che a volte è stato un aiuto di Stato, a volte altri tipi di salvataggi, c'è sempre quel tipo di check, se risolvo la banca vado a toccare la tutela dei depositi, eccetera, eccetera. Quindi credo che ci sia anche quel limite, no? Cioè costa di meno
chiuderla Carige, proteggere i depositanti o mettergli un miliardo dentro? Anche quella è una considerazione che sicuramente il fondo deve fare. Per cui non so che dire, io penso che le banche italiane, adesso ci sono due gruppi grossi, Unicredit e Intesa, penso che prima o poi se ne formerà un terzo, simile a quello, in maniera simile a quello che è successo in UK e in altri mercati più avanzati. Non so dirti chi sarà il compratore, chi il venditore, queste cose poi non potrei neanche. Però io penso che l'Italia vada verso una concentrazione, ci sono ancora troppe banche, no? Quindi vuoi ma non puoi dircelo? No, non posso. Neanche voi. Sto scherzando, assolutamente. No, sì, assolutamente era un punto importante perché, come dire, questa possibile OPA che non è tuttora terminata, per carità, bisogna vedere come si evolverà. Diciamo, c'è un'offerta che il fondo ha, mi pare, ieri preliminarmente rifiutato. Ma ci sarà una trattativa, immagino, no? La banca degli advisor, il fondo degli advisor, immagino che fa parte delle normali trattative quando si fanno queste cose, no? Assolutamente sì, però è salutario a tuo avviso per quanto concerne Piazza Affari? Poi ricordiamo che il governo Draghi è stato molto, come dire, pro fusioni, cioè addirittura... Diciamo che Carige in sé... sulla borsa impatta pochissimo perché ormai il valore delle minority quotate è poca roba, no? E anche Montepaschi impatta pochissimo. Impatta un po' di più sul tipo di percezione che ci può essere sull'Italia come paese che manda avanti le ristrutturazioni, ma anche per esempio a vicende come quella della Sondrio che si deve trasformare in SPA e che lo fa l'ultimo giorno dell'anno, insomma. Cioè, questo tipo di cose più che avere un significato in sé, perché le banche di cui parliamo sono piccole, a parte Montepaschi, hanno un significato perché indicano una certa direzione che ha un paese nel mettersi a posto, capisci? Cioè più del fatto in sé specifico. No, assolutamente sì, è un punto abbastanza importante, abbastanza interessante. Ultimissima domanda rapidamente, sto vedendo oggi l'oro a 1805 dollari all'oncia, però bisogna dire che in questo momento di incertezze, cioè abbiamo assistito due settimane fa ad un selling importante, le borse hanno ceduto più del 3%, questo ovviamente quando l'Omicron è uscita fuori, poi ovviamente c'erano le banche centrali e tanti altri momenti di incertezza, l'inflazione altissima solo due settimane fa, poi siamo sui massimi da anni in Europa e negli States, l'oro invece rimane a 1800 dollari all'oncia, te lo dico qua le fonti, sono venute tantissime persone con dei target a fine anno a 2000 dollari, è ancora safe haven asset o no? Guarda, io ci sono due robe, tra le tante robe che non ho mai capito nella vita, ce ne sono anche due, una è il petrolio e l'altra è l'oro, nel senso che sono due argomenti di cui io non parlo mai perché francamente non ne so abbastanza, non ho mai capito bene la relazione tra il fisico e la domanda che viene dai derivati, dal mercato, eccetera, mercato finanziario. Una cosa posso dire è che si vedono tantissimi gestori di bonds, anche famosi come Gundlach e altri, che in questo momento hanno, diciamo, una parte degli asset in gestione in oro. Io credo che sia un hedge naturale contro uno spike inflazionistico, però di più non saprei dirti, cioè non è una cosa che studio molto, un po' come anche le cryptocurrency, non sono asset di cui conosco molto specificamente gli andamenti, le domande offerte, eccetera eccetera. Quello che posso dire è che nei portafogli bilanciati di tanta gente che gestisce soldi c'è, però di più non mi sento di dire perché non ne so molto, ti devo dire la verità. Non so chi fa i target, come li fa, non capisco molto, ripeto, la dinamica. Va bene, va benissimo, grazie mille Gianluca Codognone, Managing Director Bestinver, grazie per essere stato con noi e ovviamente alla prossima occasione, forse nel nuovo anno 2022, appunto per fare il punto su tutto ciò che ci siamo detti sinora. Va bene, grazie mille, buon Natale e buon anno anche a te.